Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il TG Games Limited. Anche quella di oggi è una puntata molto interessante, perché oltre alle notizie sulle Limited oggi vedremo lo showcase di Xbox. Ma andiamo con ordine, cominciamo dalle Limited e cominciamo dal Limited Run. Ma questa volta cominciamo con un'errata corrige, perché settimana scorsa ho saltato un qualcosa che si poteva ordinare venerdì scorso esattamente da Limited Run. Ve lo vado a dire adesso, per fortuna è ancora disponibile. Non è un gioco in realtà, ma si tratta di un accessorio, si chiama Nitro Deck Limited Edition ed è praticamente una specie di custodia nella quale inserire la vostra Nintendo Switch e trasformarla praticamente in una specie di Steam Deck, quindi con dei pad molto migliori, professionali, con dei pulsanti in più, una bella presa, si possono anche intercambiare i pulsanti analogici, ci sono di vari colori, ma qui da Limited Run ci sono due versioni di colori che hanno fatto apposta proprio per Limited Edition, una viola e una verde. Li potete ordinare dal sito di Limited Run e vi lascio il link per chi volesse ordinarli. Si può inserire sia la Nintendo Switch normale che la versione OLED, l'ha inserita all'interno e praticamente avrete una specie di Steam Deck di Nintendo, veramente molto buoni, costano mi pare intorno ai 90 euro. Trovate qui sotto il link per chi volesse acquistarli, perché sono ancora disponibili. Andiamo invece a vedere che cosa si potrà ordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. Avremo tre giochi, uno per Nintendo Switch, uno per PlayStation 4 e uno per PlayStation 5. Per Nintendo Switch potremo ordinare Cursed of Golf, questo particolare gioco che è a metà strada tra un platform e un gioco di golf, con il vostro personaggio che dovrà giocare sia a golf e mandare la pallina all'interno della buca, ma cercando di non colpire vari ostacoli, tutto con una grafica in stile 16-bit, appunto come se fosse un platform bidimensionale. Molto interessante questo gioco, disponibile per Nintendo Switch in versione fisica, e vi lascio il link per poterlo ordinare. Per PlayStation 4 invece avremo Pong Quest, una versione evoluta di Pong, il gioco dove ci sono le barre che si muovono con la vostra pallina da colpire e cercare di non farla andare dietro di voi. In questo caso avremo tutta una grafica nuova, con addirittura le vostre barrette che sembreranno dei personaggi, potete vestirle come vuoi. Anche questo gioco interessante, disponibile per PlayStation 4 in versione fisica, e anche di questo vi lascio il link per poterlo ordinare. Infine avremo un gioco per PlayStation 5, si chiama Astro Aqua Kitty ed è uno shooter a scorrimento orizzontale, solo che non siete obbligati ad andare sempre verso un lato, ma potrete muovervi a destra e a sinistra liberamente con la vostra astronave, potrete potenziarla. I personaggi sembrano quasi una parodia di Star Fox, con il protagonista in questo caso è un gatto, non una volpe, però ricordano tantissimi personaggi di Star Fox. Grafica naturalmente bidimensionale, tutta disegnata a mano. Interessante anche questo gioco, disponibile per PlayStation 5 in versione fisica, ma in questo caso insieme al gioco avrete anche la colonna sonora su CD, e anche di questo vi lascio il link per poterlo ordinare. Andiamo invece a vedere che cosa si può ordinare martedì prossimo, 20 giugno. Avremo un gioco per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 che si chiama Nobody Save the World ed è un gioco particolare, un action RPG in stile Diablo, però con una grafica bidimensionale, con una visuale dall'alto a volo d'uccello, tutta grafica disegnata a mano. Molto carino questo gioco, si può giocare anche in 4 giocatori contemporaneamente, anche sulla stessa console. Interessantissimo ragazzi, ed è disponibile da Limited Run, o meglio sarà disponibile martedì prossimo la versione fisica del gioco per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, ma sarà disponibile anche una bellissima Collector Edition. Il gioco non è realizzato da Limited Run, ma la Collector sì, Collector ricca di contenuti. Vi lascio il link di entrambi per chi volesse acquistarli, ma i preordini partiranno martedì prossimo. E come al solito Limited Run ci dà anche uno sguardo sul futuro. Andiamo a vedere che cosa si potrà ordinare venerdì prossimo, 23 giugno. Avremo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 un gioco che si chiama Hyper Gun Sport ed è un gioco particolare, perché è una specie di, diciamo, tennis, dove però voi non dovrete colpire la palla con le mani, ma dovrete usare le vostre armi per colpire la palla, farla rimbalzare e andare diciamo nella parte degli avversari, che dovranno fare altrettanto. Ci saranno colpi speciali e quant'altro. Il gioco con una grafica in stile 16-bit,
tipo i vecchi giochi di volleyball, e il gioco sarà disponibile in versione fisica per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5. Vi lascio il link per andare a dare un'occhiata, ma i preordini partiranno settimana prossima. Inoltre sarà disponibile un gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 che si chiama Witchcrafty, che è un semplicissimo platform a scorrimento orizzontale con grafica in stile 16-bit, un po' pixellosa. Protagonista una strega che con le sue magie potrà distruggere i vari nemici. Gioco carino, ragazzi, disponibile in versione fisica da venerdì prossimo per PlayStation 4 e PlayStation 5, e anche di questo vi lascio il link per poter dare un'occhiata. Poi passiamo a Super Deluxe, che praticamente sarebbe il limited run giapponese, perché ci porta un nuovo gioco per Nintendo Switch, ovvero Dodonpachi Resurrection. Naturalmente non poteva mancare nella versione giapponese un gioco giapponese, l'abbiamo già visto nella versione americana da limited run. In questo caso, in questa versione giapponese, ci sono molti contenuti in più, c'è la solita scatola con i colori di Super Deluxe. Il gioco è uno shooter a scorrimento verticale, un vero e proprio bullet hell in cui si dovranno schivare tutti i miliardi di colpi che vi vengono addosso. Gioco carino, molto bello, io l'ho preso per Nintendo Switch americano. Chi vuole la versione giapponese, questa in versione collector, lo trova solo da Super Deluxe, e vi lascio il link per poterlo ordinare. Poi passiamo a Super Rare Games, che ci porta un nuovo gioco del triple pack. In realtà non è un gioco, ma sono due giochi in uno, ovvero Happy Games e Pilgrim. Happy Games è un'avventura che sembra quasi un'avventura horror, infatti il vostro personaggio sembra carino, ma vive in questo mondo spaventoso pieno di mostri. Sembra quasi un platform, però dovrete risolvere vari enigmi. Invece Pilgrim è un'altra avventura con una grafica tutta disegnata a mano, sembra disegnata su sembrano dei quadri in movimento. E in questo caso il gioco è particolare perché dovrete fare le variazioni utilizzando delle carte che metterete in fila, e in base alle vostre scelte il personaggio farà determinate scelte. Molto molto particolare, molto carino questo gioco. Tra l'altro mi pare che si può giocare anche in verticale sulla Nintendo Switch. Due bellissimi giochi disponibili in questa unica cartuccia qui da Super Rare Games, e vi lascio il link per chi volesse ordinarlo. Poi passiamo a Strictly Limited, che ci porta un nuovo gioco per Nintendo Switch. Si chiama Akai Ito e Aoi Shiro HD Remastered, ed è una remastered di un vecchio gioco che mi pare uscì su PC Engine. È una classica graphic novel con una storia a metà strada tra una storia d'amore e una storia horror. Ci sono anche parti sexy con le protagoniste. Insomma, gioco carino, in uscita su Nintendo Switch, e sarà disponibile sia nella versione fisica normale che nella bella Collector Edition, le belle Collector di Street Limited, ricca di contenuti, bella Collector possente. Chi la vuole ordinare, vi lascio il link per poterla ordinare. Poi passiamo a Signature Edition, che ci porta un nuovo gioco per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Si chiama Cry Baby's Magic Tears The Big Games, ed è un multigame dove protagonisti ci sono questi bambini che, se non sbaglio, vengono da una serie TV proprio per bambini, e dovranno fare vari minigiochi, risolvere vari enigmi in questo gioco tridimensionale con grafica poligonale, in uscita su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 in versione fisica normale. Non è stata fatta una collector per questo gioco, in realtà il gioco si troverà in tutte le catene, però vi lascio il link per chi volesse acquistarlo direttamente da Signature Edition. Poi passiamo a PlayAsia, ma per parlare di un gioco di Red Art Games. Infatti vi ho detto che Red Art Games ha cambiato un po' le cose e venderà i suoi giochi un po' su tutte le catene. Ha una pagina su Amazon France, e adesso vende i giochi anche da PlayAsia. In questo caso il gioco che si può ordinare è Sword of Vanguard, questo bellissimo picchiaduro in stile platform con grafica bidimensionale tutta disegnata a mano. In pratica è una specie di Souls-like in versione bidimensionale, in uscita su Nintendo Switch e PlayStation 4. Bellissimo gioco, ragazzi, se non l'avete preso da Red Art Games e non lo trovate da altre parti, potete prenderlo qui da PlayAsia. Vi lascio sotto il link per poterlo ordinare. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda le limited, ma abbiamo delle notizie interessanti anche sulle collector, e
proprio per le collector cominciamo da Pixel Earth, perché ha messo in offerta una delle collector che vendevano sul loro canale, ovvero Cyberpunk 2077, la collector Cyberpunk in versione PlayStation 4. Hanno abbassato il prezzo addirittura a 149 euro. Io l'avevo pagata quasi 300, comunque chi non è riuscito a prenderla se la può procurare adesso, versione naturalmente europea, vi lascio il link per chi volesse acquistarla qui dal sito di Pixel Earth. E poi passiamo a GameStop, che apre i preordini per due nuovi giochi, uno in uscita su Xbox e uno in uscita su PlayStation. Su Xbox è un gioco che poi vedremo nel Summer Showcase, ovvero Starfield, la collector di Starfield, bellissimo gioco, ne parliamo dopo, però anche la collector è molto interessante. E vi lascio il link sia della versione Xbox Series X e sia della versione PC, costa intorno ai 300 euro, la potete trovare solo dal sito di GameStop da noi in Italia, e vi lascio qui sotto il link. Altro gioco che invece abbiamo visto due settimane fa presentato per PlayStation 5, ovvero Life of P, questa è la Deluxe Edition, non la Collector, questo bellissimo gioco con protagonista, diciamo, una specie di versione futuristica di Pinocchio. È un, anche questo è un Souls-like molto interessante, da sicuramente da tenere d'occhio. E da GameStop è disponibile la Deluxe Edition con una scatola a forma di libro e tanti altri contenuti, costa solo 10 euro in più rispetto al gioco normale, quindi chi lo vuole prendere consiglio di prendere questa versione. Vi lascio sotto il link, per il momento la possono ordinare solo coloro che hanno la tessera viola di GameStop, ma probabilmente più avanti sarà ordinabile anche per tutti. Intanto io vi lascio il link. E prima di vedere l'Xbox Showcase, parliamo di un altro showcase che ha fatto Super Rare Games, in cui ha presentato i suoi titoli, diciamo, in uscita per il momento in versione digitale, ma che poi vedremo in versione fisica. Ci hanno mostrato Cavern of Dream, un platform 3D con una grafica stile Nintendo 64, che uscirà il 19 di ottobre. Poi ci hanno fatto vedere Twin Sick, non si capisce bene, sembra quasi un simulatore di navi volanti, ma tutto con grafica bidimensionale, in uscita nel 2024. Poi abbiamo Go Mecha Ball, che invece è uno sparatutto con grafica poligonale isometrica, dove il vostro robot si trasforma in una specie di sfera, un po' come Metroid, in uscita nel 2024. E poi Tiny Terrace Turbo Trip, che invece è un'avventura 3D con il vostro personaggio un po' deformato che potrà andare in giro per il mondo di gioco, grafica molto carina, in uscita anche questo nel 2024. Per il momento i giochi usciranno tutti in versione PC, ma poi molti di questi verranno portati anche su Nintendo Switch e poi li vedremo in versione fisica da Super Rare Games. Andiamo finalmente a parlare dello showcase di Xbox. Cominciamo dicendo che probabilmente è stato uno dei migliori, molto meglio rispetto a quello di Sony. Abbiamo visto delle cose interessanti e andiamo a vedere che cosa ci hanno mostrato durante questo showcase. Un po' meno come numero, ma sicuramente molto interessante. Hanno cominciato subito con il botto, mostrandoci il primo nuovo trailer del nuovo capitolo di Fable, nel quale si vede un personaggio che racconta una storia. Nel frattempo ci mostrano il nostro personaggio di gioco, che in questo caso è una donna che fa varie azioni, e alla fine si trova davanti alla porta di un gigante e si scopre che il gigante è proprio questo personaggio che raccontava la storia, e poi alla fine lo proprio uccide. Sembra che il gigante la acchiappa, il protagonista invece alla fine lo uccide, perché si vedono gli occhiali con lei che sta mangiando tranquillamente. Insomma, bellissimo ragazzi, attesissimo gioco, grafica del trailer e grafica in game fatta veramente bene, quindi ottimo gioco. Si parte subito con il botto. Secondo giocone che ci mostrano è South of Midnight, anche questo un bellissimo gioco d'azione con protagonista una ragazza che può fare delle magie. Nel trailer si vede che dovrebbe combattere contro una specie di scheletro che sta suonando una chitarra. Grafica molto particolare, sembrano quasi quei cartoni animati fatti con il Pongo che si muovono a scatti, veramente molto bello anche questo, e anche questo è un gioco molto atteso dai fans. Poi si passa a un altro giocone, ovvero Star Wars Outlaws, gioco che dalla grafica sembra veramente impressionante, gioco ambientato naturalmente nel mondo di Star Wars, con protagonista un nuovo personaggio del mondo di Star Wars, una specie di fuorilegge. Veramente bello questo gioco ragazzi, anche questo, tutti e tre i giochi sono in attesa, in uscita per il 2024. Insomma, non
sono giochi recenti, però sono tutti e tre molto interessanti. Poi ci hanno mostrato 33 Immortals, un action RPG con grafica bidimensionale, con grafica dall'alto volo d'uccello, tutto disegnato a mano, e la particolarità di questo gioco è che si potrà giocare in 33 giocatori contemporaneamente, quindi veramente una cosa esagerata, tipo immaginate di giocare a un Diablo in 33 giocatori, bellissimo ragazzi, anche questo arriverà nel 2024. Poi hanno mostrato un trailer del nuovo capitolo di Payday, ovvero Payday 3, questo shooter in prima persona in cui dovremo fare delle rapine. Questo arriverà un po' prima, infatti sarà disponibile dal 21 di settembre 2023. Poi hanno mostrato il trailer di Persona 3 Reload, famosissimo RPG, finalmente arriva anche sulle console Microsoft con grafica 3D in cel shading. Il gioco arriverà nel 2024 su Xbox ma anche su PC. Poi hanno mostrato un nuovo gioco, si chiama Avowed ed è un RPG in prima persona dove il vostro personaggio potrà utilizzare sia armi da taglio sia armi da fuoco ma anche delle magie. Interessante anche questo gioco, in uscita nel 2024. Poi ci hanno mostrato la nuova espansione di Sea of Thieves che si ispira al mondo di Monkey Island, si chiama infatti The Legend of Monkey Island, bellissimo, si vede i vostri personaggi che arrivano proprio sull'isola di Monkey Island, incontrano il protagonista, tutto con la grafica stile Sea of Thieves che però sta benissimo anche con il mondo di Monkey Island, anzi a me piace più questo stile di grafica che quello che hanno usato nell'ultimo capitolo di Monkey Island. Il gioco, l'espansione arriverà gratuitamente a partire dal 20 di luglio, quindi chi ha già Sea of Thieves avrà di che divertirsi con questa nuova espansione. Poi ci hanno mostrato il nuovo Microsoft Flight Simulator 2024, hanno fatto vedere che si potranno guidare nuovi mezzi, ad esempio elicotteri per il salvataggio, elicotteri di trasporto, addirittura delle mongolfiere, ragazzi, bellissimo, nuovo capitolo in uscita naturalmente nel 2024, questo anche su PC. Poi hanno mostrato un nuovo trailer di Hellblade 2 Senua's Saga che non mostra tantissimo, ci dice un po' di più sulla storia, naturalmente grafica anche in questo caso impressionante, anche questo arriverà nel 2024 e uscirà anche su PC. Poi hanno mostrato un trailer divertentissimo del nuovo Like a Dragon Infinite Vault in cui si vede il protagonista completamente nudo su una spiaggia con... lui si muove ma gli oggetti che si pongono davanti impediscono di vedere che lui è nudo. C'è un trailer simpaticissimo, non si sa bene cosa ci sarà nella storia, anche questo arriverà nel 2024 anche su PC. Poi è arrivato il turno della nuova espansione di Fallout 76, si chiamerà Atlantic City e anche questa uscirà sia su Xbox che su PC, probabilmente anche su PlayStation, e il gioco arriverà nel corso del 2023. Poi arriva un nuovo gioco da Capcom, un gioco d'azioni che si chiama Path of the Goddess, è un gioco, una specie di picchiaduro 3D in stile Devil May Cry con i vostri personaggi che sembrano dei samurai del Giappone feudale e i mostri che sono mostri della cultura giapponese. Gioco interessante, anche questo in uscita nel 2024. Poi ci hanno mostrato la nuova espansione di Forza Motorsport che porterà le auto di General Motors, in particolare una Corvette e una Cadillac, arriverà il 10 di ottobre 2023. Poi un gioco che è già uscito, ovvero The Elder Scroll Online Necrom, la nuova espansione di Elder Scroll Online, è uscito il 10 di giugno, hanno voluto mostrare questo trailer anche perché lo showcase è di qualche giorno fa e quindi io sono un po' indietro, però ci stava. Poi hanno mostrato il nuovo trailer di Overwatch 2 e New Adventure Begins, anche questa nuova espansione di Overwatch 2 che porterà nuove modalità, nuovi personaggi, 5 nuovi personaggi e anche uno story mod, quindi interessante, arriverà il 10 di agosto. Altro gioco di Persona che arriva su console Xbox è Persona 5 Tactica, che non è il solito RPG come gli altri capitoli di Persona, ma è invece un RPG strategico con una grafica in cel shading, sempre però super deformed, con i vostri personaggi deformati. Il gioco arriverà il 17 di novembre. E poi è stato il turno del titolo più importante, tant'è che poi hanno fatto anche
una parte dello showcase dedicato solo a lui, ovvero Starfield, questo nuovo gioco di ruolo realizzato da Bethesda. Come sapete Bethesda è stata acquisita da Microsoft, e si tratta di un gioco futuristico che ricorda un po' Mass Effect, ma che dentro di sé riunisce tutto ciò che hanno nell'esperienza dei giochi Bethesda. Bethesda ha realizzato infatti Fallout, ha realizzato The Elder Scrolls, e li porta tutti all'interno di questo nuovo gioco. Sembra molto molto interessante, ragazzi. Il gioco uscirà il 6 di settembre e per l'occasione hanno anche realizzato un pad e un paio di cuffie apposite con i loghi di Starfield. Sono già disponibili, ragazzi, vi metto il link per chi volesse acquistare il pad, che è già disponibile da Amazon, lo trovate qui sotto per chi volesse già ordinarlo, perché è già disponibile. Poi hanno mostrato Jasat, un gioco di ruolo molto particolare, perché il vostro personaggio dovrà scalare le montagne e con l'aiuto di un animaletto magari far nascere delle piante per potersi arrampicare sempre più in alto. Quindi un gioco che non si sviluppa in orizzontale ma in verticale, molto particolare, grafica molto pulita, molto bella. Il gioco uscirà nel corso del 2023. Poi hanno mostrato un altro trailer di un altro gioco nuovo, si chiama Still Wakes the Deep, ed è un'avventura horror in prima persona ambientato in una piattaforma petrolifera in mezzo al mare. Da un bel po' che non vediamo un gioco horror ambientato, diciamo, nel mare. Il gioco arriverà nel 2024. Poi ci hanno mostrato Dungeons of Intelberg, che è un action RPG alla Zelda con alcune fasi puzzle, sembra quasi un vero e proprio gioco di puzzle, grafica tridimensionale in cel shading che sembra quasi un fumetto, molto carino, in uscita nel 2024. Poi è entrato in scena Keanu Reeves a presentare la nuova espansione di Cyberpunk 2077, che si chiamerà Phantom Liberty, e naturalmente introdurrà un nuovo personaggio, un personaggio femminile come protagonista, un co-personaggio che aiuterà il vostro personaggio principale, è un attore importante ma non ricordo il nome, e il gioco arriverà il 26 di settembre sulle piattaforme Xbox e su PC. Non so se su PlayStation arriverà un po' dopo, però anche questo arriverà anche sulle console Sony. Poi ci hanno mostrato un nuovo trailer di Cities Skyline 2, questo strategico cittadino in cui dovrete costruire la vostra città, veramente pieno di opzioni, potete fare praticamente di tutto. Il gioco uscirà il 24 di ottobre. Poi torna Atlus con un nuovo gioco di ruolo che si ispira, come al solito, anche ai giochi di Persona, ma con dei nuovi personaggi. Si chiama Metaphor Re Fantasio ed è un gioco di ruolo alla Persona, stesso stile grafico, però ambientazioni diverse, personaggi diversi. Gioco interessantissimo, ragazzi, in uscita nel 2024, e probabilmente questo uscirà anche su tutte le altre piattaforme. Poi ci hanno mostrato Towerborn, un action RPG che in realtà sembra quasi un picchiaduro a scorrimento, ha una bella grafica in 3D, i personaggi realizzati veramente molto bene, in cel shading, sembra quasi di guardare un anime. Il gioco uscirà nel 2024. Altro gioco interessante è Clockwork Revolution, uno shooter in prima persona in cui dovrete combattere contro dei robot meccanici e il vostro personaggio potrà andare avanti e indietro nel tempo. Gioco molto molto interessante, in uscita nel 2024. E alla fine è uscito Phil Spencer con una interessante, con una bella maglia di Hexen, che ringrazia tutti per aver guardato lo showcase, ringrazia tutti per giocare ai giochi Xbox, non solo sulle console Xbox ma anche su PC o su piattaforme mobile in streaming, insomma. Ringrazio un po' tutti, e per l'occasione mostra una nuova versione di Xbox Series S tutta di colore nero, avrà all'interno un hard disk da 1 tera e costerà $350, quindi penso intorno ai 350 euro anche da noi. E finisce lo showcase annunciando lo showcase appunto di Starfield, mostrandoci questo nuovissimo gioco in uscita su console Xbox, che sicuramente avrà un grande successo, questo misto tra Mass Effect e No Man's Sky.
con una grafica veramente impressionante. Si potrà giocare sia in prima persona che in terza persona. Si andrà in giro un po' come alla Fallout, poi incontrerete nemici, dovrete ucciderle, potrete fare crafting con tutto quello che trovate. Insomma, gioco veramente molto molto interessante. E abbiamo già detto che sono già preordinabili la Collector Edition sul sito di GameStop, in esclusiva sul sito di GameStop, sia nella versione Xbox che nella versione PC, e qui sotto trovate il link, e il pad per Xbox, che invece trovate anche da Amazon, e come al solito anche quello trovate qui sotto il link. E con questo, ragazzi, finisce anche questa puntata del TG Games Limited, puntatona anche questa. Penso che gli showcase sono finiti. Ah, c'è quello di Capcom, mi sa, dovrebbe uscire quello di Capcom, magari settimana prossima parliamo di quello di Capcom. Non vi ho fatto quello degli indie games perché purtroppo non ho avuto tempo. Se riesco settimana prossima nel TG Games metterò quello di Capcom. Per ora è tutto, alla prossima, ragazzi, ciao ciao! Ed è un... che è un simplatic... baffanculo, ovvero Pilgrim. E andiamo allo... ci sono due versioni limited edition, ma qui da limited edition... ma vaffanculo. Andiamo invece a vedere che cosa si può ordinare questo pomeriggio a ma porco... Porco... E pimme pumme pammu cazzo. E sto cazzo non si chiude. Ma cazzo hai a fa' più chiude sti cazzate, ca... Porca ma... Ricordo.